Ciao a tutti, eccoci qua per un'altra puntata di Vuttana Visione. Questa sera vi parliamo di animali fantastici e dove trovarli. Abbiamo già detto, si è già visto, rivisto, stravisto, insomma sono cose che sappiamo già. Questo Animali Fantastici e Dove Trovarli è il primo di una saga di 5 episodi che immagino vedrà come protagonista Newt Scamander, ovvero Eddie Redmayne, premio Oscar, un bravissimo attore. Sono andato a vederlo stasera, subito appena potevo ci sono andato, spettacolo delle 18:30, grandi aspettative, grande voglia. Io adoro l'atmosfera di Harry Potter, non ne posso fare a meno, è veramente, secondo me è il film natalizio per antonomasia, e quindi quando sento quelle quattro note, quando vedo un albero di Natale, io mi sciolgo, per cui ero super gasato, mega hype, mega contento e voglioso di vedere appunto questo primo episodio. Allora, partiamo immediatamente dai lati negativi, perché così mi dedico di più a tutto quello che secondo me ha funzionato. Allora, il primo lato negativo, che è la prima cosa che un po' si nota, è il dilungarsi del tempo. Diciamo che tutto quello che può essere un prologo, tutto quello che ci vuole presentare un po' i personaggi, la storia, l'ambientazione, eccetera, eccetera, dura veramente tantissimo. Tanto che nel primo tempo, in pratica, il ritmo è sempre quello ed è molto lento. Ora, a me piace, mi piace anche, non è che richiedo per forza del ritmo, no? Però comunque sia, veramente ci ha la percezione come per dire dai, ok, adesso, poi ci vengono spiegate tante cose, vediamo i personaggi, è comunque bello e appassionato, non è noioso, sia chiaro, però si ha un po' la voglia di sentire la macchina mettere in terza, ok? Diciamola così. E questa cosa anche un po' dopo l'inizio del secondo tempo continua, e questo è il coso strano, cioè questo è il discorso strano, che non è che finisce il primo tempo, comincia e parte in tromba, no, c'è ancora un altro po' di diciamo lentezza, si dilunga forse un po' troppo. Questa è la prima parte negativa. La seconda parte negativa, se proprio veramente dobbiamo vederla come una parte negativa, non è qualcosa che rovina il film, anzi direi che è sempre molto soggettivo e volendo anche passabile, è ancora una volta, non per quello che riguarda Harry Potter ma quello che riguarda un po' il cinema odierno, è ancora una volta un film eccessivamente lungo. Cioè la storia è veramente molto molto semplice, molto chiara, non è nulla di stracomplicato, qualcosa sfugge in realtà, ma poi dopo forse sfugge per qualche problema di montaggio, ma parliamo proprio di inezie. Però comunque non serve fare un film così lungo, e anche lì la percezione, ormai mi fido molto della mia percezione, arriviamo a un punto in cui dite ok, adesso si va alla chiusura, e invece c'è ancora una gran parte di minutaggio. Quindi secondo me c'è questa voglia di dimostrare cose, quando in realtà si potrebbero fare dei tagli magari al punto giusto e aumentare un po' il ritmo e rendere il film sicuramente più frizzante. Queste è, diciamo, le uniche due, se vogliamo metterci anche un po' il montaggio in alcuni casi, la sceneggiatura, i famosi buchi di sceneggiatura, che qui in realtà ce ne sono pochi, almeno ne ho percepiti pochissimi, sono gli unici difetti, perché il resto è veramente assolutamente spassoso. Parto subito dal cast. Il cast è perfetto, onestamente non avrei saputo fare di meglio. Solitamente dico, ma secondo me ci sarebbe stato bene curatore, è anche un po' un gioco, no? C'è questo attore, l'avrei visto bene fatto, questo personaggio l'avrei visto bene fatto da quest'altro attore, bla bla bla. Non è questo il caso, tutti gli attori sono assolutamente perfettamente in parte, è veramente molto credibile. Non sono dei mega fighi, non ci sono delle mega mega topone, delle turbo fighe, anche se in realtà le attrici sono molto belle e molto semplici, ed è tutto al loro posto. Eddie Redmayne ancora una volta si dimostra veramente un attore con due palle così, ma non che sia una prova sicuramente tanto da Oscar, ma è un altro personaggio completamente diverso da quelli che ha fatto precedentemente. In ogni dettaglio, la posizione fisica, lo sguardo, l'intensità, per di più è un personaggio molto particolare, e scopriamo veramente pochissimo di questo personaggio in questo film, e abbiamo voglia di capire perché nasconde tanto dietro di lui. È un personaggio buono, è un personaggio veramente molto misterioso, e ha questa fisicità che per me mi ha veramente entusiasmato, soprattutto dal lato tecnico attoriale, che porca puttana, cazzo, ogni film che fai sei fisicamente diverso, bravo, questo vuol dire veramente
avere un talento. Se avete visto Jupiter Ascending, purtroppo l'ultimo film dei Wachowski, delle sorelle Wachowski, che è stato un po' una delusione, alcune cose veramente folli, Eddie Redmayne fa la parte del cattivo ed è un fottutissimo cattivo, è veramente super 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 convincente, quindi guardatelo solo per vedere la parte di Eddie Redmayne. E poi ha fatto Stephen Hawking, La teoria del tutto, che è stato anche ha vinto il premio Oscar, e un motivo ci sarà. Poi abbiamo Colin Farrell. Io amo Colin Farrell perché secondo me è un attore imprevedibile, è un pazzo, è una sorta di folle che non capisci mai da che parte possa stare, e ogni volta che fa i suoi personaggi da cattivo a me mi mette l'angoscia, mi mette la tensione, perché non so mai quanto possa impazzire il suo personaggio, ed è per me strepitoso, bellissimo il suo personaggio, mi piace da matti. Poi vederlo nel mondo di Harry Potter è proprio un personaggio che non c'era ancora stato, secondo me, l'americano, perché sì, perché questo nuovo capitolo di questo che esplora appunto l'universo di Harry Potter è ambientato completamente negli Stati Uniti, e quindi è tutto diverso ma è tutto uguale. Questa cosa mi ha totalmente fatto sbarellare, perché è esattamente lo stesso mondo, non si ha la percezione che sia una cosa nuova, non si ha la percezione che sia il prequel, non si ha mai la percezione che sia una paraculata. Cioè il tema di Harry Potter c'è veramente due volte, l'ho trovato due volte, ma ci deve essere, non è una paraculata, ma poi non c'è più altro. Tutte le citazioni, se vogliamo chiamarle citazioni, in realtà non sono citazioni, sono parte di un linguaggio comune che vediamo nella saga di Harry Potter. Questo è lo stesso mondo e ci può stare. Per di più, tantissimi termini sono diversi, ma non tanto per facciamo le robe originali per non ripeterci, assolutamente no, sono diverse perché è un'altra cultura, è la cultura della magia americana. Molto, sta cosa qui veramente non so spiegarvela, spero che proviate questa sensazione, perché è stato veramente figo. È la prima volta che mi capita questa cosa qui, vedere un film, sapere che è uno spin-off, un prequel, un chiamatelo come vi pare, un film diverso ambientato nello stesso universo senza forzature per l'unione. Bravo, bravo, bravo. Quando nominano Hogwarts, quando nominano i personaggi, ha un senso, c'è un motivo, non è buttata lì gratuitamente, mai. Pazzo, bellissimo, bellissimo. Questa cosa mi è piaciuta da matti. Altra cosa che mi ha fatto veramente impazzire letteralmente è stato il colore del film intero. Allora, come dicevo prima, è un enorme prologo in realtà, quindi non scopriamo tantissimo, scopriamo quello che serve per la storia, molto interessante, però è un grande prologo. La cosa veramente figa è che il colore del film racchiude tutti i colori di tutti i film di Harry Potter, tutti. Cioè, ricordo un po' la pietra filosofale, ricordo un po' gli ultimi Harry Potter, i doni della morte, cioè c'è un po' di tutto, delle atmosfere in certi momenti anche molto intenso, ma parecchio intenso, quasi più di Harry Potter, perché è comunque una novità, quindi si è vuoti, no? Non si ha nessun tipo di aspettativa se non per quello che riguarda la storia, e in alcuni momenti ci colpisce il fatto che sia forse rasenta, poi filtrate quello che dico io perché sono allergico agli horror, sia quasi horror, cioè c'è quella percezione che si vada all'horror. E per questo, per questo discorso, c'è una serie di attori che interpretano una parte, non vi sto a dire altro, tra questi c'è a una piccola parte Ezra Miller, che sarà il nuovo Flash nei Justice League, che mi ha veramente stupito. Un bellissimo personaggio, un bellissimo attore, bravissimo, convincente, un personaggio, forse azzardo a dire che è il personaggio più interessante del film, quindi ottimo. La bambina, adesso gli attori, conosco loro perché fanno parte del mondo nerd, chiamiamolo così. In realtà quelli che conosco meno, ce ne sono le ragazze, sono attrici relativamente nuove, tutta la parte, ci sono un paio di bambini, sono veramente super in parte, super sinistri. Quindi abbiamo questa parte horror che sei lì che dici, a lei che diventa horror, a lei che mi arriva questa botta di tensione, e certe volte arriva, quindi bravissimi, bravissimi, bravissimi. Le musiche, siamo sul filone di Harry Potter, spettacolari, fantastiche, ci portano in quell'ambiente, ce lo fanno vedere, ma ce lo fanno vedere, come dicevo prima, da un'altra prospettiva, che è la prospettiva americana. Per esempio, una cosa carinissima, lì ci giocano, ma ci giocano sensatamente, c'è questo scambio di battute, non è uno spoiler, in cui Eddie Redmayne parla, Newt Scamander parla con Augustine, che è la protagonista femminile, diciamo, che è americana, mentre Newt Scamander è inglese, logicamente. Lei si rivolge a Newt con i Nomag, e lui dice, i Nomag, non capisce, dice, i Nomag sono quelli che non fanno parte della magia, non sono maghi. Lui dice, sì, noi in Inghilterra li chiamiamo babbani, ma lo dice con una naturalezza che probabilmente, se non ci fosse stata la telecamera
e quel mondo fosse esistito realmente, l'avrebbe detto nello stesso modo. Ecco. Detto questo, quindi vi consiglio di andarlo a vedere. Se siete fan di Harry Potter, andateci, perché proverete quello che ho provato io. Se non siete fan di Harry Potter, vi vedrete un bellissimo film, una bellissima avventura, dove oltre a tutte le cose che ho citato fino adesso, ci sono degli effetti speciali che sono veramente, veramente, veramente strepitosi, tutti estremamente credibili. Complimenti, ottimo film, andatelo a vedere, mi raccomando, andateci, divertitevi fino alla fine. Vuttana Visione, Animali Fantastici e Dove Trovarli è finito. Grazie sempre per il vostro seguirmi, seguirci, Lega Nerd, Vuttana Rovinali, mettete sempre like, condividete il più possibile. Grazie mille, è sempre tutta passione e un grandissimo amore per il cinema. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.